parleremo del trionfo italiano al campionato del mondo predatori con esche artificiali da riva. Un'ampia pagina dedicata alla pesca al colpo con CIS, campionati italiani, master, femminili e diversamente abili. Pesca alla trota con i campionati italiani Seniores e Coppa Italia. Carp fishing, nuoto pinnato e tante, tante altre notizie dal mondo FIPSAS. Salve a tutti e benvenuti alla quinta puntata del TG FIPSAS 2017. Come sempre in studio Michela Malossi e Luca Caslini, ben ritrovati a tutti. Diceva appunto Michela nei titoli iniziali, parliamo di notizie, parliamo soprattutto di una bellissima notizia, del campionato del mondo predatori con esche artificiali da riva. È stato un trionfo azzurro, l'Italia ha vinto tutto quello che c'era da vincere e in queste bellissime immagini preparate da Italian Fishing TV godiamoci questo servizio. Dal 1 al 5 giugno in Val di Sole, in Trentino, si è svolto il 15° campionato del mondo predatori con esche artificiali da riva. Le gare si sono svolte sul fiume Noce e sul torrente Vermigliana e la squadra italiana, capitanata dal Neo CT Marino Poloniato e composta da Diego Gabutti, Massimiliano Ghibaudo, Herman Arno, Andrea Ferro e Alberto Giolo, accompagnati dal delegato federale Antonio Frassine e dallo staff tecnico composto da Franco Pegoraro, Tony Leonardo e Luigi Polini, hanno conquistato tutto, a partire dal titolo di campioni del mondo a squadre per finire con tutto il podio individuale. Grandissimo risultato degli azzurri che con soli 11 punti sbaragliano la concorrenza, dimostrando ancora una volta di essere i più forti in questa specialità. Secondo posto per l'Ucraina con 36 punti e terzo posto per la Slovacchia con 38. Nella classifica individuale l'Italia piazza ben 4 atleti nelle prime 4 posizioni, oro per Massimiliano Ghibaudo, argento per Alberto Giolo, bronzo per Arno Herman e quarto posto per Andrea Ferro. A completamento della delegazione azzurra anche Maurizio Natucci e Severino Busacchini, rispettivamente presidente e vicepresidente del settore pesca di superficie FIPSAS, felicissimi per l'Amplane conseguito da questo splendido voto. E ora parliamo del campionato italiano di società di pesca al colpo. Il primo weekend di giugno ha preso il via il campionato più seguito per quanto riguarda la pesca al colpo, ovvero il campionato italiano per società, che quest'anno sarà articolato in 8 gare divise in 4 weekend. Primo appuntamento sul Cavo Lama a Novi di Modena, dove si sono presentati 160 agonisti in rappresentanza di 40 squadre. Il campo di gara ha regalato tantissime catture con numerosi concorrenti che hanno superato abbondantemente le 200 catture durante le 4 ore di gara. La pescata è stata indirizzata verso i numerosi carassi presenti in queste acque e si è sviluppata per lo più sulla corta distanza. Alcuni agonisti hanno optato per una tattica di gara indirizzata verso la cattura di pesci di tutte le taglie, altri invece hanno pescato più corto, con mais e bigatti dati a mano alla ricerca dei pesci di taglia. Ma c'è anche chi ha alternato la pesca corta e la pesca alla massima lunghezza dei 13 metri, alla ricerca della continuità necessaria a piazzarsi, poiché in molti settori era necessario totalizzare ben oltre 5.000 punti. Nella prima prova, vittoria con 8 punti per la Lenza Emiliana Tubertini B, seguita con 10 punti dalla squadra B della Valdera Ponderese Colmic e dalla Sommesi Idra squadra A con 12.
più attardate le altre squadre big di questo importante campionato. La domenica stessa a Pescata in molti hanno aggiustato il tiro e alla fine la squadra A dell'Agroane Maver va a vincere la seconda prova con 7 penalità, seguita dalla Ravanelli Trabucco A con 9 punti e dalla Valdera Ponderese Colmic A con 10. Nella classifica provvisoria troviamo in testa la Lenza Emiliana Tubertini, squadra B con 18 punti, seguita dalla Groane Maver A con 20 e dalla Sommesi Idra e dalla Lenza Emiliana A, entrambe con 26 penalità. Appare un po' più attardata una delle super big del campionato, ovvero l'Oltrarno Colmic, che inciampa in 2 prove storte, che fanno totalizzare 37 penalità alla squadra B e 46 alla squadra A, un punteggio che non rispecchia assolutamente il valore dei pescatori. Prossimo appuntamento ad Ostellato a luglio, attendendo il risveglio del grande canale con l'augurio che possa riprendere a regalare tante catture, come ha fatto lo scorso anno proprio in questo periodo in occasione del Mondiale per Club. E andiamo ora a raccontarvi quello che è successo al campionato italiano Master di pesca al colpo. Nell'ultimo weekend di maggio si sono svolte sul circondariale di Ostellato le prime 2 prove del campionato italiano Master di pesca al colpo, organizzate dalla società Garisti Dario Albieri e alle quali hanno partecipato 146 concorrenti. Il gran caldo, con punte di oltre 30 gradi, ha messo a dura prova i fisici dei master, i quali si sono trovati davanti ad un canale avaro di catture e molto tecnico, che hanno dovuto affrontare con tecnica all'inglese o rubesienne. La pescata con la canna all'inglese sulla distanza dei 50 metri è stata quella che ha regalato più catture, soprattutto tanti carassi, diverse brem, anche di taglia importante, e placchettine, innescando il verde vase, vermi o bigattini morti. Nella pastura i concorrenti hanno aggiunto castere e bigattini morti, il tutto ovviamente con molta parsimonia, vista la difficoltà nel vedere il galleggiante affondare. Al termine di queste 2 prime giornate di pesca guida provvisoriamente la classifica Franco Lodi della polisportiva Quattroville Secchia Colmic con 2 penalità, seguito da Albano Bandieri del Torione Barbo Tubertini, anche lui con 2, ed infine Claudio Re della Novesi Maver con 3 punti. I pesi più alti sono stati fatti registrare in gara 1 da Marco Corazza della Lenza Emiliana Tubertini con quasi 12.000 punti ed in gara 2 da Franco Lodi con oltre 8.000 punti. E ora andiamo a parlare del campionato italiano femminile di pesca al colpo. L'ultimo fine settimana di maggio ha visto scendere in campo le ragazze che hanno partecipato alle prime 2 prove del campionato italiano femminile di pesca al colpo, svoltosi sul cavo Lama a Carossa, dirette dal giudice di gara Luciano Benassi e dal direttore di gara Bruno Lugli. 25 le concorrenti in gara che si sono date battaglia con tecnica a rubesienne in 2 giornate bollenti dal punto di vista meteorologico, con temperature al di sopra della media stagionale. Le ragazze si sono trovate a fronteggiare un canale molto tecnico che ha fatto registrare buoni risultati per quanto riguarda la pesca dei numerosi carassi presenti in queste acque. Nella prima giornata, assoluto per Valentina Borsari del Crevalcore Tubertini con 6.300 punti, mentre nella seconda manche il maggior peso l'ha fatto registrare Gaia Cecchi dell'Oltrarno Colmic con 5.970. Al comando della classifica provvisoria con queste 2 prove troviamo Federica Brilli della Garisti Aretini 88 Colmic con 5 penalità, seguita da Valentina Borsari della Crevalcore Tubertini con 6 e da Simona Pollastri della Lenza Emiliana Tubertini, anche lei con 6 penalità. Quarta Silvina Turrini del Gatto Azzurro Colmic e quinta Claudia Marchiodi del team Crevalcore Tubertini. Ancora pesca al colpo, parliamo ora delle nuove leve, infatti passiamo a parlare dei campionati italiani giovanili di pesca al colpo. L'ultimo weekend di maggio ha visto lo svolgimento in 2 prove dei campionati italiani giovanili di pesca al colpo sul Cavo Lama in provincia di Modena e più precisamente nel tratto denominato Campo Gara Centrale. I concorrenti suddivisi nelle varie categorie in base all'età, che sono stati dislocati su questo canale dove è richiesta una buona preparazione ed il giusto approccio per poter avere ragione sui diffidenti carassi presenti in queste acque.
La gara, con tecnica rovesienne, ha visto i concorrenti utilizzare galleggianti normali e da vela di grammature importanti ed è iniziata con la classica pasturazione pesante, dove i concorrenti hanno fatto il fondo su due differenti linee per una pesca corta a 5-6 pezzi di canna e l'altra più fuori alla massima lunghezza consentita nelle varie categorie. La gara è stata prevalentemente alla ricerca dei classici carassi del canale sulle due linee di pesca, anche se non è mancata qualche carpa che alla fine è risultata determinante nella classifica finale. Il canale si è presentato in ottima forma e questo fa ben sperare per le tante gare che si svolgeranno nei prossimi mesi. Nella categoria allievi, vittoria per Andrea Filippi dell'Amo Sant'Arcangiolese Colmici con 3 penalità, seguito da Andrea Aguzzoli de Il Vairone Tubertini e da Alessio Sasi della Valdelsa Colmici. Joy Businaro della società Il Pescatore Milo trionfa nella categoria esordienti davanti a Federico Nosotti del Barbo Trabucco e Riccardo Ferrari della Casa Leonese Colmici. Nella categoria giovanissimi, oro per Matteo Faletra della Fratelli Campana Tubertini, argento e bronzo per due atleti della società Il Borghetto Tubertini, ovvero Francesco Borghi e Christian Corradi. Ed infine, nella categoria juniores, vittoria per Alberto Ragaiolo de Il Pescatore Milo, secondo posto per Mattia Manzardo dell'Amo Sant'Arcangiolese Colmici e terzo posto per Leonardo Zagli della Borghigiana Pellicano Maver. Ed ora parliamo della Coppa Italia di pesca al colpo, questa manifestazione che già da qualche anno sta riscuotendo tanto successo perché oltre ad offrire un riconoscimento alle varie squadre che hanno trionfato nei vari trofei in tutta Italia, garantisce per la vincitrice l'accesso ad una competizione internazionale importante come il trofeo Sei Nazioni. Questa edizione targata 2017, diretta dal giudice di gara, il signor Maurizio Bellini, ha visto ai nastri di partenza 35 squadre provenienti da tutta Italia, tutti impegnati a farsi valere in un cavolama che si è dimostrato davvero all'altezza della situazione. Gli agonisti erano suddivisi in due campi gara, le zone A e B pescavano nel tratto compreso tra Ponte Ascona e Ponte Ceccona, mentre le zone C e D hanno pescato nel tratto compreso tra Ponte Ferro e Ponte Samice. In entrambe le zone la pescata è stata davvero molto divertente, con tantissimi carassi a far divertire i partecipanti e qualche carpotta a dare vivacità all'ordine dei settori. La pesca si è svolta principalmente nel sottoriva a 5-6 pezzi di canna, ma anche a 13 metri, e in molti hanno cercato continuità di catture alternando le due lunghezze di pesca. I vincitori sono stati i ragazzi della Pasquino Colmic, che con sole 6 penalità si sono imposti sulla pesca sport Ferrara Casumaresi Tubertini e sull'Amo Sant'Arcangiolese Colmic, giunte rispettivamente seconda e terza con 11 e 12 penalità. Ed ora spostiamoci nello splendido Sud Italia, nel contesto stupendo del Lago La Mignata San Giorgio alla Molare, ed andiamo a parlare del trofeo di serie A5 di pesca al colpo che si è svolto domenica 4 giugno. Il teatro della competizione appunto è stato il Lago La Mignata San Giorgio alla Molara, un impianto ottimamente gestito e che regala sempre grandi soddisfazioni. Solitamente questo campo di gara è battuto da un forte vento ed invece in questa occasione Eolo è stato clemente con gli agonisti impegnati, che sono riusciti a pescare senza avere questo disturbo, utilizzando lenze abbastanza leggere. La pescosità, nonostante il bel tempo ed il sole, non è stata elevatissima rispetto a quello a cui aveva abituato questo lago e probabilmente questo calo è dovuto al fatto che c'è stata molta pressione di pesca con i tantissimi agonisti impegnati in prova fin dal giovedì.
I pesci catturati come al solito sono stati i carassi, pesci gatto e qualche amur che messo in nassa ha poi stravolto la classifica finale. La pasturazione è stata fatta quasi esclusivamente con l'utilizzo del cupping kit, sono stati dati pochi bigatini e pastura di colore scuro. Galleggianti leggeri con banda un po' più lunga soprattutto in terza e quarta zona, mentre in prima e seconda dove gli agonisti avevano vento in faccia sono state utilizzate grammature un pochettino più pesanti con bande più corte per evitare che il galleggiante venisse spinto verso riva dalla brezza. Alla fine della competizione a vincere sono stati i ragazzi del team Blue Marlin Roma Gianti con 13 penalità, seguiti dalla Lenza Vitorchiano Team Albatros Italica con 14 e dal PC Teramo Milo con 14 anch'esso. Sempre con 14 penalità ma giù dal podio la Pietrelcina Idra. Da sottolineare l'ottimo clima che si è creato tra tutti i partecipanti, visto anche che è la prima volta che le squadre campane partecipano a questo importante torneo. Continuiamo a parlare di pesca al colpo con il campionato italiano Diversamente Abili. Nell'ultima domenica di maggio, in una splendida giornata di sole presso i laghetti Cave Marecchia, situati a Poggio Berni e ottimamente gestiti dalla FIPSAS di Rimini, si è svolto il campionato italiano individuale della categoria Diversamente Abili. I partecipanti, sotto gli occhi del CT Maurizio Fedeli, hanno pescato con la Rubasien 5-6 pezzi di canna oppure sulla distanza massima degli 11,50 m, con galleggianti nelle grammature da 0,20 fino a 0,75 grammi, catturando in prevalenza carassetti dai 30 fino ai 150 grammi e qualche carpa, utilizzando i bigattini, mais e pellet. Giovanni Bottazzi, il forte agonista dell'Aurora Castelletto Tubertini, si è aggiudicato il tricolore 2017, seguito da Michele Pezzica della Vasca Azzurra Pappiana Tubertini, ottimo secondo, e infine medaglia di bronzo per Luca Ferrioli della Pesca Sport Ferrara Casumaresi Tubertini. Ed ora chiudiamo l'ampia pagina dedicata alla pesca al colpo e andiamo a parlare di feeder con le selettive del campionato italiano individuale che si sono svolte nella prima domenica di giugno. I partecipanti del girone nord, quasi 190 al via, si sono trovati davanti ad un canal bianco di Ostiglia molto complicato, con bassa pescosità ed invaso dai gamberi. C'è comunque chi, azzeccando la giusta strategia di gara, è riuscito a portare in nassa qualche carassio pescando sulla linea dei 15-18 metri utilizzando pasturatori open end e pastura scura. C'è stato anche chi ha tentato la cattura dei siluri come Luca Della Casa dell'Alto Panaro Sensas che pescando sulla corta distanza con terminali ed ami importanti è uscito vittorioso da questo campo di gara molto difficile catturando due grossi siluri che gli hanno permesso di vincere il settore e guidare la classifica provvisoria con oltre 27.000 punti. Per il girone centro, il campo di gara designato per questa prima prova è stato il Tevere di Umbertide, dove catturare i furbissimi cavedani e barbi è stata un'impresa molto ardua. Qui 72 sono stati gli agonisti impegnati in questa competizione, con un campo di gara che ha saputo dare il meglio di sé solo nella prima parte di gara. Ovviamente gli specialisti del Tevere ad Umbertide hanno saputo intuire la giusta tattica di gara, come Antonello Ercolanelli della Quintana San Marco, Tubertini, che ha ottenuto l'assoluto di giornata con 6.740 punti, seguito sulla seconda e terza piazza del podio da Michele Prioretti e Paolo Pierucci. Ed infine, per quanto riguarda il girone sud, prima prova sul fiume Sacco a Falvaterra, in provincia di Frosinone. Un fiume difficile ma pescoso che ha regalato ai 36 partecipanti per lo più cattura di carpe, ma anche carassi, savette e pesci gatto. L'assoluto è andato al concorrente del team LBF Centro Italia Matteo Restante con 13.990 punti, secondo posto assoluto per il giovanissimo Lorenzo Sinibaldi della società The Specialist che ha portato a segno 12.270 punti e terzo posto per Antonio Josué dell'Arca Lenza Campobasso che ha fermato l'ago della bilancia sui 10.000 netti. Ed ora un'ampia pagina dedicata alla pesca alla trota e parliamo subito del campionato italiano seniores di pesca alla trota con esche naturali in torrente. 180 concorrenti hanno partecipato il 28 di maggio alla prima semifinale del campionato italiano seniores di pesca alla trota con esche naturali in torrente Girone Nord, che si è svolto a Caprile di Alleghe sul torrente Cordevole in provincia di Belluno.
Il bel tempo e le ottime condizioni dell'acqua hanno permesso ai garisti di catturare molte trote fario e qualche iridea, pescando soprattutto con corone di pallini da 7 grammi lanciando prima nel sottoriva, poi vicino alla sponda opposta al fiume. Al momento guida la classifica individuale Mirko De Toni della società Ponte Alto Italica, seguita da Giovanni Felicina della Seveso Colmice e da Giuliano Ferrari dei Falchi di Canevare. Ancora pesca alla trota con la Coppa Italia Trota in Torrente con esche naturali. Domenica 28 maggio a Pontremoli sul Torrente Verde e sul fiume Magra in provincia di Massa si è svolta la Coppa Italia di Trota Torrente con esche naturali organizzata dalla società Palleronese. Musica. 44 le squadre che hanno partecipato per un totale di 176 concorrenti. La bellissima giornata con temperature oltre i 20 gradi ha permesso di pescare a tocca con gramature di 5 o 6 grammi utilizzando come innesco la camola del miele e il caimano con l'aggiunta di qualche verme di terra. Le trote iridee ben distribuite su tutto il campo gara sono state molto voraci ed hanno regalato una resa del pescato intorno all'86%. La maggior parte di queste sono state pescate nella prima mezz'ora di gara, poi i concorrenti sono dovuti andare alla ricerca delle rimanenti che si erano ben nascoste nelle buche dei due campi gara, utilizzando anche la tecnica della pallina. Vince questa Coppa Italia 2017 la squadra della società Carpeneda Pesca Mania Maver, seguita dalla Marmorata Artico e dalla Surrogatese. Ed ora parliamo dei campionati italiani master e femminili di pesca alla trota con esche naturali in lago. Nel primo weekend di giugno si sono svolti presso il nuovo lago Aquilandia di Montalto Doria in provincia di Torino i campionati italiani master e femminili di pesca alla trota con esche naturali in lago organizzati dalla società Monviso Tubertini. La manifestazione, che si è svolta in due giornate, ha visto la presenza di 100 concorrenti totali, che si sono sfidati in due giornate molto calde, con temperature oltre 32 gradi. Pescando principalmente a razzetto con grammature da 8 grammi, oppure con i cosiddetti bugiardini da 10 grammi. Il lago si è presentato uniforme, con le catture molto più copiose sotto sponda oppure sulla distanza dei 20-30 metri. Sono state comunque davvero tante le trote iridee catturate in entrambe le giornate di gara. Nella classifica master, dopo due manche al cardiopalma, vittoria per Mauro Casagrande, dei pescatori Carisini con due penalità, seguito sul podio da Sergio Melara, dei pescatori Biella, argento, con 2,5 penalità e bronzo per Ferdinando Zanellotti della Seveso Colmice, anch'esso con 2,5 penalità. Invece nella categoria femminile, trionfo per Nicole Bertolini della Villa Clarense Soffritti Tubertini con 2 penalità, argento per Jessica Barbana della Seveso Colmice, anche lei con 2 penalità e bronzo per Valentina Burato dei Garisti Club Globe Pesca con 4 punti. E spostiamoci ora in Liguria, andiamo a parlare di pesca in mare, dove nell'ultimo weekend di maggio a Rapallo, in provincia di Genova, si sono svolti i campionati assoluti per equipaggio di traina costiera, organizzati dalla società Lega Navale Rapallo. 31 gli equipaggi che hanno partecipato a questo 32esimo campionato italiano che, anche grazie alle condizioni meteo perfette, hanno catturato un buon numero di tombarelli, sgombri, lanzardi e tracine. Conquista il tricolore l'equipaggio Andorra Fishing Team 2, composto da Enrico Gorgerino, Marco Cavagnero ed Alberto Bloise, seguiti dal Circolo Nautico Foce Cecina e dalla Stella Maris 1. Ed ora parliamo del campionato italiano a coppie di carp fishing per quanto riguarda il girone C, che si è svolto sul lago di Pietrafitta, in provincia di Perugia, dal 2 al 4 giugno, organizzato dalla società Catch and Release di Foligno.
La gara, a cui hanno partecipato 30 coppie, si è svolta nel migliore dei modi. Il lago ha risposto benissimo e grazie anche alle temperature estive molte sono state le catture per la gioia dei partecipanti. Alla fine di una competizione molto avvincente, a prevalere su tutti è stata la coppia formata da cestari e trentini del Race Carp Team con 249.820 punti, seguiti in classifica dai soci Tuffanelli e Negrini, secondi con 218.300 punti e terza la coppia composta da Cicolini e Di Fassio con 178.580 punti del Sangro Carp. Quarta e quinta piazza per Castellenti e Cicolini del Sangro Carp con 134.620 punti e Zappaterra Bighi del Race Carp Team con 96.460 punti. E passiamo ora a parlare dei campionati italiani di tiro subacqueo che si sono svolti a Catania dal 2 al 4 giugno nelle specialità tiro libero, biathlon, super biathlon e staffetta. Nel primo dei campionati italiani ad andare in scena, vale a dire quello di tiro libero, il titolo maschile di prima categoria se lo è aggiudicato per il secondo anno consecutivo Enzo Lopiano della società Pianeta Olga Sub 2000, che con 3.510 punti si è imposto sia su Matteo Manzini del nuoto sub Vignola che su Adriano Argentino della società Siraco Sub Terzo. Nell'altra competizione maschile, la seconda categoria sempre di tiro libero, oro per Ilario Amatulli della LNI Mola di Bari, autore di 3.235 punti, seguito da Santi Lantieri della società Siraco Sub Argento e da Fabio Mameli della scuola Apnea Sardegna Bronzo. In campo femminile a brillare è stata la stella di Cecilia della Torre dell'Olo Kun, che grazie soprattutto ad un'ottima seconda manche è riuscita a totalizzare 2.620 punti e conquistare la medaglia del metallo più prezioso. Alle sue spalle Katia Vagelli di Spazio Sub Livorno seconda e Rosa Fornaciari sempre di Spazio Sub Livorno. Nel campionato italiano di staffetta la vittoria è andata nuovamente alla società ESC, già vincitrice del titolo lo scorso anno, che grazie al trio formato da Annunziato De Luca, Stefano Oggioni e Roberto Singia ha collezionato 2.655 punti, 150 punti in più rispetto a quelli realizzati dalla società Emozioni Blu, che con 2.505 punti ha chiuso in seconda posizione davanti alla società Siraco Sub terza con 2.490 punti. Nel campionato italiano di Super Biathlon maschile, successo per Roberto Melluzzo della società Siraco Sub, autore di 1.378 punti, seguito dal suo compagno di squadra Marco Albano e da Ilario Amatulli della LNI Mola di Bari. In campo femminile a fare suo il campionato è stata Rosa Fornaciari di Spazio Sub Livorno, che con 662 punti si è lasciata alle spalle Cecilia della Torre dell'Olo Kun e Chiara Esposito del Circolo Subacqueo Astrea. Infine, nel campionato italiano di biathlon, il titolo maschile di prima categoria se lo è aggiudicato con 5 tiri in 109 secondi Stefano Oggioni di ESC, seguito da Adriano Argentino della società Siraco Sub, giunto secondo, e da Matteo Manzini del nuoto sub Vignola, classificatosi terzo. Nella seconda categoria maschile, successo per Roberto Dell'Avanzato del Sub Club Brescia, che con 5 tiri in 137 secondi ha preceduto Marco Albano della società Siraco Sub, che ha conquistato l'argento, e Marco Russo della scuola Apnea Sardegna, terzo classificato. Nella categoria donne, con 2 tiri in 238 secondi, il titolo italiano di biathlon, al pari di quello di super biathlon, è andato a Rosa Fornaciari di Spazio Sub Livorno, brava a imporsi sulle atlete del Circolo Subacqueo Astrea, Camilla Sorrentino e Chiara Esposito, che hanno chiuso rispettivamente in seconda e terza posizione. Da segnalare inoltre la vittoria per il secondo anno consecutivo da parte della società Siraco Sub della Coppa Italia di tiro al bersaglio subacqueo. Siamo giunti alla fine di questa ricca e intensa quinta puntata del TG Fipsas. Vi ringraziamo di averci seguito. Un saluto da Michela Malossi e Luca Caslini. Arrivederci tutti alla prossima puntata. Arrivederci.